Ed eccomi nel consueto caffè della domenica, dove faccio un resoconto della settimana passata, di quello che è uscito nel canale. E nella settimana che è appena finita, ho fatto due filmati. Uno è uscito il mercoledì, dove ho fatto vedere, diciamo, la costumizzazione RealXDE. L'ennesima customizzazione, insomma, che ho fatto partendo da un modo un po' particolare, partendo dall'Ubuntu 18.04. Perché ho scelto l'Ubuntu 18.04? L'ho scelto perché ormai diciamo, la derivata di Ubuntu, che sarebbe, che una volta era la LXDE, quindi l'Ubuntu, è diventata LXQT. Si chiama sempre l'Ubuntu, ma è come ambiente grafico LXQT. E siccome a me non piace tanto LXQT, ho preso spunto da questa l'Ubuntu 18.4, che ormai è abbandonata a se stessa, che non ha più un supporto, che ormai è finita nel repository holder di Ubuntu, quella EOL, si chiamano EOL, che sono repository ormai che non hanno più supporto di sicurezza e neanche di aggiornamenti, diciamo, di aggiornamenti di ultima generazione dei programmi, ma si ferma fino a un certo punto, fino all'anno in cui è finito il supporto. Quindi si possono utilizzare solo fino a un certo punto, perché poi alla fine avranno praticamente quella fine che è inevitabile di una distribuzione ormai estinta, morta. E da questo l'Ubuntu ormai passato, che con l'XDE, io ho aggiornato il repository, sono andato sul cellist ufficiale di Ubuntu e da là ho preso la 20.04 come repository e l'ho inserita nella sul cellist, nel file di configurazione dell'apt, e là aggiornando è diventata una 20.04 con LXDE, versione dei tempi passati, ovviamente. E si sono aggiornati i programmi all'ultimo aggiornamento, cioè facendo l'esempio più eclatante il Firefox alla 119, che è l'attuale Firefox. Funzionante tutto perfetto, tutto funziona perfetto, però ovviamente è stato un piccolo esperimento che io ovviamente non utilizzerò questa distro perché ci sono distro più attuali, quindi insomma utilizzerò le distro attuali. La distro attuale che io sto utilizzando è Endeavor OS, e in realtà ne sto utilizzando due, Manjaro in GNOME Shell e Endeavor OS in XFCE. Endeavor OS l'ho scelto in XFCE perché l'ho fatto fuori linea. Avendo anche la connessione dati, ho evitato di installare un altro ambiente grafico. Alla fine XFCE mi sta bene nel mio computer. Volevo installare qualche altra cosa, ma ho detto vabbè, lasciamo perdere, perché poi con il telefono nella maggior parte dei casi mi abortisce, diciamo, l'installazione, che ci può essere un calo di velocità di connessione, soprattutto nella mia zona, insomma è un problema. Poter, c'è cioè il sole in faccia, è un problema poter aggiornare, mi sposto un attimo, poter aggiornare, cioè installare altri ambienti grafici in una sola ISO dove si deve scegliere l'ambiente grafico. E vabbè, ho scelto XFCE. Ora sto usando XFCE, cioè con Endeavor OS, e ancora ho diciamo, Manjaro per i fatti suoi lasciato in disparte, che ogni tanto lo aggiorno. Sono indeciso tra utilizzare o l'uno o l'altro, ma ovviamente quello che mi attira di più è l'ambiente grafico di Endeavor, che è XFCE, quindi è più leggero, mi consente di fare magari editing più veloce, invece di starci un'ora e mezza ci sono un'ora. Ecco, per farvi un esempio, che si velocizza un po' tutto.
Dopodiché ho fatto un filmato, parliamo di nuovo dei filmati che ho fatto durante la settimana, che è venerdì, quindi l'altro ieri, e ho fatto questo, ho uscito questo filmato che riguardava Trom Manjaro, che è praticamente una spinner Manjaro. Non è una spin ufficiale, è una distribuzione creata da alcuni volontari che si ispirano un po' alla diciamo, teoria dell'ambiente che si sta degradando, presa un po' da Greta Thunberg, ecco, se proprio dobbiamo dirla in modo più diretto. Quindi si ispirano al green, al modo di riutilizzare, diciamo, le risorse naturali, insomma, tutte queste cose. Qua non mi dilungo perché non sono per niente, diciamo, cioè non sono in sintonia con questo modo di vedere le cose, anche perché non vedo soluzione di utilizzo, a parte i fossili, le altre energie elettriche. Faranno le auto a batterie, come obbligheranno l'auto con la batteria, ma la batteria alla fine si deve caricare, quindi ci vuole sempre il fossile. E siamo sempre là. Comunque, chiudiamo questo discorso. Insomma, diciamo, la base di questo sistema operativo è, diciamo, lanciare questo messaggio alla Greta Thunberg. Però diciamo che il sistema operativo è abbastanza buono, ve l'ho fatto vedere. L'ambiente grafico era sempre XFCE, come Endeavor OS che sto utilizzando, ma molto più gonfio perché la RAM utilizzata è abbastanza alta. Andando su YouTube, guardando un filmato in risoluzione normale, standard 480p, giustamente 480p non è a pieno schermo, ma è, diciamo, l'apertura di YouTube quando si vede un filmato. E va bene il 480p, però la RAM andava a finire a 2 GB di uso. E la CPU soffriva abbastanza perché è un sistema operativo abbastanza gonfio. È un XFCE che praticamente utilizza l'hardware ancor più di un KD Plasma. Quindi, a parte i tool e i programmi interessanti che ci sono in questo Trom Jaro, devo dire che a questo punto preferisco un KD Plasma, che consuma addirittura meno. E alla fine quei programmi li posso anche installare io, li guardo, vedo se mi interessa, li vado ad installare in un altro sistema operativo. Quindi alla fine non è che ci sia, insomma, tutta questa necessità di Trom Jaro, però io lo faccio vedere a chi piace, se lo installa come alternativa all'ufficiale Manjaro, a quello ufficiale che Manjaro c'è, cioè la madre di questa spin. E quindi ho fatto vedere anche questo filmato, che è stato destinato il venerdì scorso. Perché? Perché il venerdì scorso, il venerdì, scusate, il venerdì io faccio la recensione, cioè il filmato più importante del canale, che alla fine è sempre la recensione di un sistema operativo. Qualche altro filmato che mi viene da fare, può essere anche un solo filmato alla settimana, dipende dalla mia necessità, cioè se c'è una settimana difficile io non riesco ad avere il tempo di fare, o magari non ho neanche la fantasia di trovare qualche alternativa del filmato, però alla fine se c'è qualche cosa da recensire, il venerdì è sicuro che esce qualche filmato. Mercoledì è un optional, cioè se trovo qualche filmato da fare, come il caffè della domenica, cioè magari solo parlato, come in questo filmato, che è anche gradito alla fine, non per cosa deve essere per forza di cosa recensione, insomma, va bene lo stesso, insomma. Quindi il venerdì ci sono sempre i filmati di tendenza, cioè quello più importante. Ora vi anticipo che ho scaricato Fedora, non Gnome Shell, perché già ho fatto tante quei discorsi di Fedora, che
che Fedora esce ogni 6 mesi, quindi non è che si può parlare sempre della stessa cosa. Insomma, ho scaricato il KDE Plasma di Fedora per vedere la differenza tra il KDE Plasma e il Fedora classico Gnome Shell. Già, insomma, ho messo sulla pendrive e già ho visto che addirittura manca un lettore multimediale video. Cioè, non volevo vedere un video, non l'ho potuto vedere. È in chiavetta, insomma, vedrò di installare in un disco e poi magari cercare di fare una recensione il venerdì che verrà. Ripeto, se riesco sempre a farlo, perché la vita quotidiana ci inglomera in una corsa quotidiana, i problemi sono continui e quindi purtroppo devo mettere in secondo piano anche il canale, purtroppo. E la vita è questa. E un'altra cosa che dovevo dire, dunque, vi ho detto il fatto è uscito, avevo fatto un filmato precedente io la settimana fa, forse il caffè della domenica passato, ho parlato che doveva uscire Fedora ancora 39. Ho parlato che c'era l'installer, praticamente Anaconda non c'era più, che c'era un altro web IM, pare che si chiamava, ma alla fine c'è sempre Anaconda. Ora io nell'installazione vedrò se Anaconda è sempre la stessa cosa o ci hanno inserito qualche novità. Io ho preso la notizia da un sito abbastanza affidabile che è html.it, e penso che sia sempre stato un sito serio, però mi sa che questa volta ha toppato e mi ha fatto dire qualche cosa, diciamo una minchiata, diciamo, mi ha fatto dire una minchiata che Anaconda non c'era più, ma alla fine Anaconda io vedo che c'è. Forse hanno cambiato qualche cosa, insomma, durante l'installazione. Scusate, è la tosse. E allora, e questo è il caffè della domenica, passato, presente e futuro del canale. E finché io sarò in grado di fare filmati li farò. Quando dovrò appendere le scarpe al chiodo, come ha fatto Totti o Del Piero, io ve lo dirò. E poi faranno un documentario sul fuoriclasse che ha preso le fuoriclasse, tra virgolette, ha appeso le scarpe nel chiodo del muro. E va bene, farò la fine di Totti e di Del Piero, anche se più povero, però alla fine, insomma. Ok, vi auguro una buona domenica in famiglia. O magari non in famiglia, andatevi a divertire, lasciate stare un po' la famiglia ogni tanto, perché insomma un po' di rottura di scatole ve la togliete, andate a fare una bella scampagnata. Magari chi ha un bel motore si fa un'uscita col motore e si va a fare una bella scampagnata fuori se c'è un bel tempo, insomma, come in questo momento c'è il sole. E magari vi andate a divertire. Almeno per una giornata dimenticate la famiglia, insomma. Ok, ciao a tutti dal canale di Linux Zone che io ho rinominato perché prima era semplicemente Salvatore Cottone, ma alla fine voi mi avete fatto capire che Salvatore Cottone non era adatto come canale Linux, che parlava di Linux, perché alla fine uno cerca e non trovava il canale. Invece dei Linux Zone uno cerca e ce n'è almeno 5 dei Linux Zone, me ne sono accorto dopo che ci sono almeno 5 canali che si chiamano dei Linux Zone, tra americani, spagnoli e io, tra e australiani, insomma. Va bene, ok, ciao ciao a tutti dal canale dei Linux Zone.